Pace e bene, buongiorno. Oggi, 12 febbraio, ricordiamo i martiri di Abitina. Ascoltiamo la loro storia. Tra la fine del III secolo e l'inizio del IV, l'imperatore Diocleziano scatenò una persecuzione contro i cristiani. Nel primo editto comandò, oltre il divieto delle riunioni, anche che tutte le copie delle scritture venissero bruciate. Saturnino, sacerdote in Abitina dell'Africa settentrionale, non obbedì all'editto e, insieme ad altri cristiani, si riunivano di nascosto per l'Eucarestia. Queste riunioni si tenevano nella casa di Felice o in quella del lettore emerito. Una domenica vennero arrestati, inviati a Cartagine e interrogati. Secondo Sant'Agostino, gli interrogatori davanti al proconsole Anulino si svolsero il 12 febbraio del 304 e tutti, fermi nella loro volontà, affermarono che non si poteva vivere senza celebrare il giorno del Signore. Tra i prigionieri ci fu anche un bambino, Ilarione, preziosa testimonianza di come anche i bambini partecipavano alla funzione domenicale. Gli interrogati non mostrarono paura di fronte alle minacce di tortura. Lo stesso bimbo rise quando il giudice gli disse che le avrebbe tagliato le orecchie e il naso. Le donne, ben 19, si mostrarono coraggiose quanto gli uomini. Una, di nome Vittoria, sfuggì ad un matrimonio combinato e non si rifugiò nemmeno dal fratello pagano, perché sosteneva che solo in Cristo si è fratelli. Saturnino e i suoi compagni non vennero tutti giustiziati. Alcuni forse morirono per fame o per le torture della prigionia, ma comunque in tempi diversi. Un'altra vicenda triste sotto l'imperatore Diocleziano, di tanta crudeltà e di tanta sofferenza vissuta da questi nostri fratelli cristiani. Sono tanti i martiri che abbiamo incontrato. La loro testimonianza però è legata ad una frase molto importante e molto potente che è rimasta scolpita nella nostra tradizione. Quando era impedito a questi fratelli nella fede di riunirsi, loro dicevano no, noi senza la domenica non possiamo. E hanno rifiutato di cancellare la domenica dalla loro storia e dalla loro vita, e per questo l'hanno persa, la loro vita. Una signora tempo fa, quasi in lacrime, mi veniva a dire che lei di domenica aveva questa tradizione, chiamare tutti i figli e i nipoti a casa per gustare insieme un pranzo da lei preparato. Però era molto sofferente perché da quando la domenica è diventata un giorno lavorativo per molti di noi, ecco, questa situazione di famiglia, di gioia, di convivialità non poteva più essere vissuta come prima. Cogliamo oggi questa testimonianza e l'esperienza di questi fratelli proprio per domandarci la domenica. Noi quanto la gustiamo, quanto la assaporiamo, quanto la difendiamo? Loro dicevano senza domenica non si può. E chiediamo la loro intercessione di questi santi martiri perché anche in noi possa suonare lo stesso grido. Santi martiri di Abitina, pregate per noi.